Telecom dovrà migliorare, dovrà evidentemente migliorare su tanti punti. Lo stesso, mi pare, il Presidente del Consiglio abbia detto, promesso, però il problema è che bisognerebbe discuterne pubblicamente, in modo articolato. Vanno modificate tante cose, la soglia quantomeno al 40% per il premio di maggioranza e poi abbassare decisamente le soglie richieste per avere una rappresentanza politica. Toscanello rischia di essere... diciamo che non l'ho seguito attentamente, quindi non posso esprimere opinione. Qual è la riforma più urgente, secondo me? Ma abbastanza urgente anche il problema del Senato, ridare un minimo di credibilità. La legge elettorale è ovvio, perché sta bloccando la dinamica normale dei rapporti tra le forze politiche, e anche una lettura, una rilettura del titolo quinto, cioè dei poteri regionali e degli enti locali, che non deve però essere intesa come una sorta di uccisione delle autonomie regionali, perché allora questo sarebbe profondamente contraddittorio col fare un senato regionale. Sul CSM come la vede la... Il nostro Parlamento ha un sistema politico purtroppo in questo periodo molto debole, molto frammentato, troppo dominato da fattori personali, con candidati che si reputano più importanti delle istituzioni dello Stato. Questo genera? Genera danni oggettivi, perché certamente non far funzionare il CSM nuovo e non far funzionare la Corte Costituzionale bene al pieno dei suoi componenti crea un danno vero. E poi è inutile lamentarsi di questa istituzione se poi, quando il Parlamento deve fare la sua parte, la fa così tardi e spesso, mi permetto di dire, abbastanza male. L'avviso di garanzia al padre del no, Premier? Non mi sembra un argomento di interesse generale.